Bentornati ragazzi sul canale Gaming Now. E continuiamo il gameplay di Horizon Zero Dawn. Abbiamo concluso le missioni secondarie e procediamo con la missione principale. Dopo essere stati dal mercante aver comprato la lancia trappola, com'è? Sì, il cavo fulminante. Possiamo andare alla porta nord, dove ci aspetta il nostro, tra virgolette, padrino. Probabilmente iniziamo la prova di cui ci parlava. Probabilmente inizieremo questa prova. Aia. Oh, cazzarola. Ci siamo Queste di dannate macchine abbiamo sempre... Sono ovunque, sono ovunque. Comunque è un buon affare perché stiamo attenti a non perderci i cadaveri, però che qua abbiamo un problema serio. Ecco, ci siamo persi una macchina. Io ho ucciso anche una... Come si chiama? Un corsiero. Che è qui, eccolo qua. Eccolo qua, il corsiero. Sono due corsieri qua che... Kit di munizione per lanciatrappole. Sì. Fionda, ecco. Non possiamo crearla ovviamente, perché ci mancano alcuni pezzi. Prendiamo un po' di frecce. Creiamo un po' di frecce. Ecco
Possiamo ingrandire la borsa delle armi. Ok. Yeah. Borsa delle risorse, però ci mancano frammenti di metallo. Ok, quindi da un lato è che abbiamo macchine ovunque, soprattutto ste vedette sono dei rompicoglio. Qui tre corsieri. Questi corsieri sono importanti. Perché oltre a darci parti di metallo, componenti, cazzo. Oltre a darci frammenti di metallo, sono importantissimi per costruire. Ci danno dei vampa che sono importantissimi. Vabbè, lo seguiamo con la storia, sono qua.
esplosioni e grida all'esterno dell'abbraccio. Chissà che cosa sta succedendo. Ehi, tu! Eccolo lì. Aloy. Salviamo. Sei qui. Frost. Hai le frecce incendiarie? Sì. Quelle esplosioni e le grida da oltre l'abbraccio. Era il problema di cui parlavi. Lo scoprirai molto presto. Intanto attendiamo il buio. Perché il buio? Un lanciatrappole. Ho visto Karst e ho preso il lanciatrappole di cui ti parlavo. Detesto pensare che un mercante fuori legge ti abbia fatto pagare per quell'arma. Mi è costato un po', ma ne è valsa la pena. Forse. Presto scoprirai se è così. Di che lezione parli? Ma non capisco. Quelle esplosioni vengono da fuori l'abbraccio. Che cosa possiamo fare da qui? Riceverai la tua lezione a tempo debito, Aloy. Fino ad allora attendi. Io non ti ignorerò. Senti, Rost. Ci ho pensato su. E non ti abbandonerò dopo la prova, d'accordo? Io non... Non lo farò. Non fingerò che non sia stato tu a crescermi. Aloy, la legge vieta qualsiasi contatto. È vero, ma non mi importa. So quanto tieni al tuo obbligo, Rost. Ma la legge tribale non ha fatto altro che portarmi via tutto quanto. E non succederà di nuovo. Aloy... Devo rispettare la legge. E lo farai. Sapevo l'avresti detto, quindi ecco cosa faremo. Verrò da te in segreto. Nessuno mi vedrà e non finirò nei guai. E so che non mi parlerai perché è contro la legge, ma io ti parlerò. Sarà un mio crimine, non tuo. Tu mi ascolterai. È così che faremo. Ci hai riflettuto molto, vedo. Lo so. Quindi non preoccuparti. È risolto. Sì. Va bene. Penso che mi riposerò. Manca ancora un po' al crepuscolo. Penso che mi riposerò. Buona idea. Stanotte non ci sarà tempo. Ok. Riposa al falò. Aprono la porta a un emarginato. Alcuni emarginati erano ammirati prima del disonore. E addio alla legge tribale. Io non ho parlato e ora dobbiamo fare silenzio. Siamo fuori dall'abbraccio. Questa è la vera natura, Aloy. Con minacce che non hai mai affrontato prima. Una carcassa? Che razza di bestia era? La tribù lo chiama Secodonte, ed è un tipo nuovo. E feroce. Da quando sono comparsi 10 anni fa, hanno ucciso molti audaci. Già. Un nuovo tipo di macchina? Il Secodonte.
33 frammenti di metallo. 8 vampa. Porca troia. Dovrei lasciare qualcos'altro. Ah. Ecco, abbiamo il problema che... abbiamo la borsa delle... delle risorse che è piccola. Oh, possiamo ingrandirla. Grazie ai frammenti di metallo appena presi. Tra l'altro una nuova abilità. Guaritrice. Velocizza le guarigioni effettuate con la sacca medica. Ok. Poi se possiamo... Ok, segui il sentiero di distruzione. Acqua gelida. Che cos'è sta acqua gelida? Questa risorsa comune è un ingrediente base per le munizioni di tipo ghiaccio. È una merce preziosa. Ok. Segui il sentiero, non è lontano. Quella capanna. Che cosa è stato? Una macchina, ecco cosa. Quale macchina fa una cosa simile? La macchina a cui stai dando la caccia. Freccia luminosa. Capisco. La carcassa di una vedetta. Recupero le parti. Guardati intorno. Ascesa della madre. Ascesa della madre. Ok. Procediamo. Ascesa della madre. Segui il sentiero di distruzione. Cazzo, sti secodonti sono letali. Oh. Sanno che sono qui. Aspetta, cazzo. No, sapevo che c'era una vedetta. Non manca ancora molto. Perché siamo i soli qua fuori stanotte? Perché non si occupano gli audaci di questa macchina? L'hanno fatto. Le prede che abbiamo visto sono le loro. E domani torneranno a caccia. Non ce ne sarà bisogno. Questa macchina sarà la mia. Questi audaci quindi sono... se non starai attento. Praticamente dei guerrieri. Dei guerrieri coraggiosi. E appartengono alle tribù. Gli audaci. Un'intera loggia distrutta dai secodonti.
Ma quanti erano? Non ti ho portata qui per rispondere a domande, Aloy. Ti ho portata qui per occuparti di quello. A sconfiggerlo. Questo sarei tu a deciderlo. Questa è la tua caccia, Aloy. Solo tua. Non importa cosa accade, io non interverrò. Lo capisci questo? Adesso sei da sola. Devo restare nascosta. Potrei usare l'erba alta per avvicinarmi. Vediamo. Dove posso mettere le trappole? Ok. E quindi allora questo secodonte dobbiamo ucciderlo noi. Evidenziamo il percorso che segue. Ok. Evidenziamo il bersaglio, così ce l'abbiamo sempre a tiro. Possiamo piazzare una trappolina cavo fulminante tipo chissà se si accorge della corda. No. Ciechi. Corri! Vedere cosa mi libera. E corri! Tattica sbagliata. Potrei usare l'erba alta per avvicinarmi. O meglio, quella della corda era buona. Dove posso mettere le trappole? Però ecco, ce l'ha appena suggerito, più di una. Dobbiamo mettere due trappole. Ecco, già si è accorto. Ah, troia. T
tipo una qua, un'altra. Niente munizioni, non va bene. Abbiamo finito le munizioni delle trappole elettriche, delle corde elettriche. Serbatoio di vampa. Possiamo attaccare quello. Meglio non farsi notare per ora. Cazzo, lo uccidiamo se co... con le frecce non gli facciamo nulla. Devo restare nascosta. Potrei usare l'erba alta per avvicinarmi. Vediamo, dove posso mettere le trappole? Sì, ma a parte le trappole, una macchina aggressiva, veloce nel raggiungere i bersagli e a colpirli con attacchi in mischia. Che possiamo usare? Vediamo.
lanciatrappole possiamo mettere uno potenziamento. Possiamo metterci, vediamo. Un fulmine. Abbiamo slot nell'arco, mettiamo. Ok. 22% di danni. Lacerazione. Proviamo. Ok, cavi fulminanti completi, qua ci mancano recipiente metallico. Ok. Che non c'è nel cerchio? La fionda? Bomba congelata. Aspetta. Com'è che facciamo a mettere le armi nella ruota? Delle armi? Cioè, sta cazzo di fionda, come cazzo la prendiamo? Che ce l'abbiamo qui, ma non possiamo usarla. Boh. Babbo. Non serve a molto senza munizioni. Ah, ci indica cos'è vulnerabile alle fiamme. Mi ha visto. Cazzo. Porca troia. Dovrei esaminare. Vedere cosa mi dice.
Morto? Oh, era vulnerabile al fuoco. Cazzo, non ce ne eravamo accorti. Cuore di Seccodonte. Perché ti ho portata qua? Non per rispondere a domande. Aloy. La sopravvivenza è perfezione. Era una prova per affinare le mie abilità contro una nuova macchina. No, seguimi. Queste sono terre di caccia Nora. Devono essere protette. Nora. Se non avessi distrutto il Seccodonte, domani quanti audaci potrebbe aver ucciso o ferito? La risposta è già nella domanda, Aloy. Ti sei addestrata per anni per vincere la prova, ma solo per te stessa. Come audace, sarà tuo compito combattere per la tua tribù. La mia tribù? Avevi detto che non mi serviva. Ma non che non avresti mai dovuto servirla. La forza di stare da soli, Aloy, è la forza di prendere una posizione. Di servire uno scopo più grande di noi. Questa è la lezione che devi imparare. E ricordarla dopo la prova. E quando non ci sarò più. Abbiamo finito qui. Seguimi. Il sole è sorto. È il tuo ultimo giorno nell'abbraccio da emarginata. Usa questo tempo per riflettere sulle sfide che ti attendono. Quando andrai a cuore della madre, ti attenderò lungo il cammino. Ma che cazzo dobbiamo fare, ragazzi? Non ci sto capendo niente. Aspetta, vengo con te. Torno alla capanna con te. Non è lì che sto andando. Ho altri programmi. Oh. Cioè, questa grande prova sarà uccidere momento, ti aspetterò. Il Seccodonte. Capisco la lezione. Ho compreso l'ultima lezione, Rost. Davvero? Ma se combatterò per qualcosa, dovrà essere qualcosa in cui credo. Me lo auguro davvero, Aloy. Me lo auguro. Ci vediamo a cuore della madre. Ci vediamo a cuore della madre. Certo. Certo. Ok, quindi siamo usciti fuori dall'abbraccio, giusto? Ok. Cuore della madre. Missione principale. Emarginata fin dalla nascita. Ad Aloy non è mai stato permesso di superare le mura della capitale dei Nora. Fino ai festeggiamenti annuali della nella notte della vigilia della prova. Ti aspetterà Rost vicino a cuore della madre. Cuore della madre, ok. Bini, bini, bini. Prima missione principale completata, finalmente. Salviamo. Direi di creare un po' di frecce incendiarie. Poi cavi. Non si è mai troppo preparati.
io non capisco la fionda, ce l'abbiamo, però non posso metterla dentro il cerchio. Non so se riusciamo. Oh, piove? Quante macchine stiamo distruggendo? Carne. Vediamo se abbiamo... Calma, calma. Possiamo fare un trasferimento. Sì. Ora siamo più vicini al nostro obiettivo e quindi siamo molto più comodi. Parla con Rost, cuore della madre. Che nomi strani. Dobbiamo salire su. Aloy. Oh. Dobbiamo parlare. Bene, è ora. Sei pronta? Sì. Sì, suppongo. È più rumoroso del previsto. Perché non sei mai stata così vicina? Tutto è più grande da vicino. Presto ti sarà familiare, come a casa. Questo non lo so. Cerca l'alta matriarca Tirsa. Ti aiuterà. Altre preoccupazioni? Cuore della madre. Che devo aspettarmi una volta dentro? Troverai gente che banchetta e festeggia, più di quanta tu ne abbia mai vista.
e su un villaggio come cuore della madre. È la sede delle alte matriarche, un centro della vita Nora, un gioiello della terra sacra. Dalle tempo e te ne innamorerai, come me, quando ero nella tribù. Mi faranno entrare? Sicuro che mi riammetteranno. Te l'ho detto, Aloy, per legge ogni bambino emarginato può affrontare la prova. E chi la supera diventa un audace e non è più emarginato, lo so. Ma nessuno rispetta la legge come fai tu, Rost. Abbi fede, Aloy. La tribù onorerà il tuo diritto. Ah, quindi allora adesso che abbiamo superato la prova, verremo quindi insignati del titolo di audaci e saremo nuovamente riammessi nella tribù. Va bene, sono pronta. Ok, entriamo. Ci vediamo presto a casa. Non mi troverai più lì, Aloy. Ah. Ecco. Prendi questo come ricordo. Perché parli come se non dovessimo più rivederci? No. No. Dovresti restare con la tribù. E io sarò sempre un emarginato. Ma te l'ho detto, ho pensato a tutto. Verrò da te in segreto. Sarò io a infrangere la legge, non tu. Tu non dovrai nemmeno parlarmi. Questo attaccamento a me ti sarà soltanto d'intralcio. Desidero che tu ti integri nella tribù. Hai vissuto isolata troppo a lungo. Non è stato così finora. Per il tuo bene, devo andare dove non potrai mai trovarmi. Questo è un addio. Ma io ti troverò. No, non lo è. So come seguire le tracce. Ovunque andrai, io ti troverò. Non stavolta. Stavolta. E per sempre. E indosserò questo quando ti troverò. Che la madre ti assista, Aloy. Anche te. Devo lasciarlo andare. Per ora. Prima la prova. Poi vedrò dove portano le sue tracce. Ok. Quindi dovremo poi andare di nuovo alla ricerca di Rost, che vuole abbandonarci. Torna indietro, emarginata. O sanguina. È una tua scelta. Largo, spostatevi! Audaci, fatela passare, lei è la benvenuta! Il cuore della madre è aperto per te. Vieni, la maggior parte dei Nora non è come quegli idioti. Tu sei Tirsa. Chi altri se no? Vieni con me. La matriarca? Attendo questo giorno da molto tempo. Sul serio? Oh sì. Ma per il momento devo lasciarti. Ho altri stranieri da tenere al sicuro stasera. Tu cosa? Emissari di un'altra tribù, i Karja, venuti ad assistere alla prova nonostante i Nora li odino. Karja? Ma questo è un mio problema, ne parleremo dopo. Nel frattempo goditi la festa. Oh, lungo il sentiero a destra troverai un amico che non vede l'ora di vederti. Ma io non conosco nessuno qui. Raccontalo a lui. Parleremo più tardi. Che la dea ti protegga. Che sta succedendo? Parla con il tuo vecchio amico. Il ragazzo che abbiamo incontrato prima, che si arrampicava. Gareggerai nella prova. È una cosa molto coraggiosa. Sono molto bravo.
vero? Mercante. Di qua Tep. Sei Aloy, giusto? È così che ti chiami, vero? Sei tu il vecchio amico di cui parlava Tirsa? Non ti conosco. Oh, non ti ricordi di me? Beh, è stato molto tempo fa. Mi chiamo Teb. Eri la metà di me quando mi hai salvato da una mandria di macchine. Mi ricordo. Volevi ringraziarmi. Non l'ho mai dimenticato. Ho sempre sperato di rivederti, se avessi partecipato alla prova. Come vedi, non ho avuto successo come cacciatore. Servo la tribù come tessitore, invece. Creo ornamenti e corazze. In vista di questo giorno ho realizzato un abito per te. Spero ti piaccia. Quanto mi costerà? Costare? Nulla! Consideralo il grazie che ho cercato di darti anni fa. In ritardo. Ok. Quindi ci prendiamo un vestito. Ci prendiamo Audace Nora, che è gratis, ce lo dai gratis. Una nuova corazza da Audace Nora, lucita da te e rifinita personalmente da Aloy. Non offre protezione extra, ma può essere potenziata. Vabbè. Usa più tardi. Ce la prendiamo tanto per. Però possiamo prendere... Protettrice di Nora leggero. Una corazza da Audace Nora rinforzata per la testa dello squadrone. Il pettorale di metallo protegge dagli attacchi in mischia. Possiamo comprarlo, sì. Sì, sostituiamolo. Ok. Cassa campione gratuita. Ecco. Provalo quando ne hai l'occasione. Grazie, Teb. Non ho mai avuto nulla del genere prima. Ora è tuo. Vedrai che offre molta più protezione di quello che indossi. Ogni abito ha i suoi vantaggi al giusto compromesso. Va bene. Basta farti perdere tempo. Vai alla loggia delle matriarche se vuoi trovare Tirsa. La riconoscerai. È una grossa costruzione in legno con una folla furiosa all'esterno. Tirsa ha detto qualcosa su emissari di un'altra tribù. Sì, per questo sono arrabbiati. Sono i Karja, in visita alla Terra Sacra dopo tanti anni. Mi aspetto di vedere volare dei pomodori, forse sassi. Spero non delle lance. In ogni caso, stai attenta. Ok. Quindi abbiamo scoperto che esiste un'altra tribù, oltre in Ora. Aggiungi la loggia delle matriarche. Possiamo potenziare anche le vesti.
tessuto più 8 resistenza a attacchi a distanza. Resiste ad attacchi in mischia a distanza. Beh, mettiamolo, Dite, ma se ampliamo... una marea di robe da fare, ragazzi. Ma la fionda è questa. Ce l'avevamo già messa qui. Cazzo, sono stordito. Interagiamo. Almeno non prova un sentiero degli audaci. Ora ascoltate attentamente. Dovrete raccontarlo voi quando non ci sarò più. In principio, la madre creò ogni cosa vivente. Persone, macchine e bestie. Erano tutti i suoi figli. Convivevano tutti. Scendi da lì, ho detto! Ora! Ah, è questo che vuoi, vero? Ma... Aloy, di qua! Mercante. Karst, che cosa ci fai qui? Attenta, fingi che non ci siamo mai visti. Non avrei mai dovuto trattare con gli emarginati, ricordi? Come dimenticarlo? Generoso da parte tua parlarmi ora. Ora non fare così. Lo sai che farò il tifo per te nella prova. Non vedo l'ora di vedere certe facce quando vincerai. E se ti servono scorte dell'ultimo minuto, ci penso io. Scambiamo. Ti farò un buon prezzo, te lo prometto. Possiamo vendere qualcosa, vediamo. Cuore di Secodonte 62. Vendiamo. Armi. Lancia corda. Arco da guerra.
tipo arco di precisione. Per il momento direi lancia corde. Ma non ce l'avevamo già. Vabbè, lasciamo perdere. E va bene, adesso vado. Buona fortuna per domani. Un attimo benediremo la prova, ma prima dobbiamo accogliere gli ospiti. Da 2 anni ormai siamo in pace con i Karja. È tempo di recuperare i legami di scambio con Meridiana. Questi emissari oggi sono venuti da noi in segno di pace. Pace? Quale pace? Un annuncio di gratitudine, scritto per mano del Re Sole Abate. Senti, maledetto! Ehi, ehi, giù la frutta! Fedeli Nora, giù la frutta! Sono Noseram, non un Karja. Quindi sarò molto franco, il 13° Re Sole era un pazzo omicida. È così? Un tiranno e un mostro. Ha saccheggiato la mia tribù per i suoi sacrifici come la vostra. Ha rapito anche mia sorella. Io odiavo i Karja. Ma il 13° Re Sole è morto 2 anni fa. E chi l'ha ucciso? Il 14°. Già. E non perché volesse il potere, ma perché qualcuno doveva porre fine alle atrocità di suo padre. Sì! Giusto! Il messaggio che questo povero sacerdote vuole leggere è una richiesta di scuse. Giunge dalle labbra del 14° re. E quindi potreste prestargli attenzione. Grazie. Un annuncio di gratitudine, scritto per mano del Re Sole Avad, 14° sovrano della stirpe raggiante. Sembra che ce l'abbia pelato. È uno degli ospiti. Che c'è? Dispositivo del focus. Rilevato. Cosa per scoprire cosa ha rilevato. I Karja non mi impediranno di godermi i festeggiamenti. Che male possono fare? Chi è questo qua? Parla con l'uomo che indossa un focus. Indossa un focus. Come il mio. L'alta matriarca Tirsia. Oltre a te non ho mai visto nessuno con indosso un focus. Dove l'hai trovato? Cosa? Una Nora? Con addosso uno di questi? Ma è impossibile. La tua tribù teme i luoghi antichi. Li proibisce. Chi dice che sono come gli altri Nora? Beh, forse non lo sei. Se hai rovistato nelle rovine del mondo di metallo. Che cosa c'è? Scusami. Un'anomalia. Olin, vedo che ti stai dando da fare, eh? Torno fra poco. Aspetta. No, parliamo dopo. Devo andare. Wow, sembra più sbronzo di quanto pensassi. Ehi, vedo che hai lo stesso gingillo che Olin tiene in testa. Da quando quegli affari vanno di moda? Il suo nome è Olin. Chi è? E questo dove l'ha preso? È soltanto un rovistatore con amici importanti. Passa metà del suo tempo tra manufatti e l'altra metà a bere o a scommettere. Quanto al gingillo, l'avrà rinvenuto da qualche parte. È solo uno strano gioiello che si è messo in faccia. Senza offesa. A te sta benissimo. Bella armatura. Non avevo mai visto un'armatura così. Non hai mai visto l'acciaio dell'avanguardia? Allora te lo presento. Maglia ad anelli per gli impatti. Così solida da strangolare un secodonte. Deve esserlo. L'avanguardia è l'elite del Re Sole. Guerrieri letali e fieri distruttori di macchine. Potrebbero dare parecchio filo da torcere perfino a un amazzone Nora come te. Con tutto quel metallo a rallentarvi? Ne dubito. Ma non saprei.
Per come la vedo io, mi sembra un incontro piuttosto alla pari. Olin? Cos'altro puoi dirmi di Olin? Ti interessa così tanto? Inizio a essere geloso. Vabbè, setaccia la natura alla ricerca di rovine, recupera roba e la vende ai nobili. Quando non cerca cose, esplora. Le abilità che vorresti nell'uomo alla guida della tua spedizione. Lo conosco da un po' di anni. È un compagno leale, ama la sua famiglia e regge l'alcol abbastanza. Mi piace. Oltre a questo, non molto altro. Bel discorso. Credevo che il tuo amico finisse sotto una pioggia di frutta, ma tu hai placato gli animi. Grazie. Mai avrei pensato di farcela. In ora sono ancora infuriati con i Karja per via dei giorni rossi. Come dargli torto? Vorrei recarmi alla veni... Dovrei recarmi alla benedizione. Dovrei avviarmi verso la benedizione. La benedizione. Già. Senti, forse non dovrei dirtelo, ma è chiaro che tu non appartenga a questo dimenticatoio. Voglio dire, sei sveglia, palesemente in gamba, e beh, andiamo, guardati. Di che cosa stai parlando? Lo sai bene. Se vorrai venire a Meridiana, cercami. Ti porterò in giro e ti presenterò alla gente. Sarebbe una nuova vita, se mai volessi. Ti presenterei perfino a mia sorella. Conosce molta più gente di me. Credevo fosse stata catturata e uccisa dall'ultimo Re Sole. Catturata, sì. Uccisa, no. Ci vuole più di qualche Karja per finire Ersa. È fuggita. E ora è il mio capitano dell'intera avanguardia. È una bella storia. Magari te la racconto davanti a un bicchiere. Comunque anch'io devo andare alla benedizione. Ci vediamo in giro, magari. Peccato che quel musicista Erand non sia tornato quest'anno. Ok, sai, ragazzi, il video si conclude qui. Commentate e mettete un bel mi piace. Ci vediamo al prossimo gameplay.